I colori della bandiera della pace fanno capolino anche da uno dei balconi del comune di Caltanissetta, che ha abbracciato la richiesta di esposizione da parte della sezione locale dell'ANPI. Ora dopo ora appaiono sui social messaggi di solidarietà. Numerose le iniziative organizzate nella cittadina nissena, così come in tutta Italia, da parte di associazioni e parrocchie. Queste ultime stanno accogliendo l'invito di Papa Francesco per la giornata di preghiera e di digiuno per la pace, in occasione del Mercoledì delle Ceneri. Nella stessa giornata il vescovo di Caltanissetta guiderà in cattedrale una veglia di preghiera. Nel pomeriggio invece si svolgerà un incontro in diretta sui social dal titolo Voci di Pace. Le veglie vengono riproposte anche in altre parrocchie, già nella serata di venerdì 25 febbraio, come ad esempio nella parrocchia nissena di San Michele e quella di Sant'Alberto Magno di San Cataldo. Una veglia di preghiera perché non abbiamo altre armi se non la preghiera, un sensibilizzare. L'hanno voluto proprio i giovani della parrocchia perché sono loro che li ho visti tristi, ancora non si sono rimarginate le ferite di questa pandemia, abbiamo combattuto tutti insieme contro un nemico invisibile che è il coronavirus e oggi invece ci sono altri nemici e noi come Chiesa vogliamo chiedere al Signore che noi crediamo che può darci quella pace, può toccare il cuore degli uomini perché gli avversari si stringano la mano, i popoli vivano nella concordia e ci sia il rispetto della possibilità di vivere nel proprio paese senza la paura. Le iniziative spesso coinvolgono anche i giovani e le scuole, come nel caso del liceo classico linguistico e coreutico Ruggero VII. I ragazzi già nell'assemblea d'istituto convocata per lunedì affronteranno una riflessione, ma hanno già in mente di elaborare dei piccoli manifesti o grandi manifesti per inneggiare al valore della pace. Questo è quello che conta anche in relazione ai loro curricula, perché curricoli di studio, la nostra è una scuola ad alto indice di internazionalizzazione, quindi non riusciamo a immaginare che ci possa essere una frattura con i paesi, anche qua vicino a noi, non solo quelli lontani. Quindi gli Erasmus servono per unire i popoli dell'Europa. Questa notizia sicuramente interviene come un fulmine a ciel sereno per i ragazzi, ecco, per i più grandi come una notizia terribile, quasi prevedibile, ma nello stesso tempo non prevedibile in questi termini. Quindi veramente siamo tutti impegnati a cercare di capire, ecco, cosa sta avvenendo nell'attualità e a formulare delle nostre posizioni, sicuramente rivolte al desiderio di pace.